Siamo qua oggi a protestare contro l'approvazione che la Regione Lombardia vuole fare del nuovo regolamento delle assegnazioni delle case popolari. Questo è uno dei regolamenti che la Regione Lombardia vuole fare di applicazione della legge regionale che è passata l'anno scorso, dove abbiamo fatto una grande manifestazione. Il regolamento regionale parla delle assegnazioni. È gravissimo perché di fatto si fa un regolamento che impedirà le assegnazioni agli inquilini più poveri. Questa è la sostanza del regolamento. Verranno eliminate le graduatorie, si elimina l'assegnazione in deroga, cioè la possibilità di assegnare in emergenza per chi è sfrattato, si introdurranno dei punteggi per l'assegnazione che svalutano le condizioni sociali e che invece danno più importanza alla residenza. Tutto questo per ridurre la possibilità di ingresso degli inquilini sfrattati e dei più poveri nelle case popolari. Questo regolamento è una trasformazione radicale di come abbiamo concepito le case popolari fino ad oggi, dove lo Stato garantiva i bisogni sociali dei più poveri. Siamo qui a manifestare di fronte al Consiglio Comunale di Bergamo perché chiediamo all'amministrazione comunale di Bergamo di esprimersi contro questo regolamento. I comuni in tutti questi 2 anni di approvazione della legge hanno fatto poco o nulla, tant'è vero che l'ANCI non si è neanche opposto all'applicazione e all'approvazione della legge. Chiediamo a questa amministrazione che si impegni a esprimere una contrarietà a questa legge e assuma le piattaforme dei sindacati inquilini, che sono invece piattaforme che parlano ai bisogni sociali degli inquilini delle case popolari e di chi sta fuori. Noi chiediamo che vengano investiti soldi per le case popolari. Questo è il problema di fondo, che soldi che dovrebbero andare a garantire la ristrutturazione delle case popolari e l'abbassamento degli affitti per chi ci abita. Tutto questo non viene fatto. Noi chiediamo al Consiglio Comunale di Bergamo, al Comune di Bergamo, che ha 1000 alloggi solo in città, che inizi a esprimersi. Inoltre chiediamo che da settembre si apra una trattativa per rispondere ai veri bisogni degli inquilini, cioè abbassare l'affitto delle case popolari. Oggi nelle case popolari il 12% è moroso perché la crisi economica sta colpendo anche loro. Quindi noi chiediamo che ci sia un impegno per abbassare l'affitto per gli inquilini delle case popolari, che ci sia un impegno alla ristrutturazione delle case popolari sfitte, che sono sempre di più, nonostante ci sia stato da questo punto di vista un intervento, ma non è sicuramente abbastanza. Inoltre siamo qui per dire no alla vendita dell'ex asilo Principe di Napoli, che è un grande caseggiato storico che ospita case popolari e che il comune vuole vendere. Noi chiediamo che non si può, dentro la crisi economica, pensare di vendere le case popolari per far cassa.